Sandro, per Granelli la serie. Allora, innanzitutto complimenti, cioè, lei è veramente un mito del cinema e della fiction italiana. E tra l'altro ultimamente sta avendo ruoli iconici, appunto I Bastardi di Pizzo Falcone, un professore, tra l'altro questa settimana doppietta, perché lunedì, cioè, oggi c'è l'ultima puntata dei Bastardi di Pizzo Falcone, e poi giovedì in prima serata Un professore 2, che già da domani sarà in anteprima su RaiPlay, una piattaforma che regala molto a queste serie dedicate anche ai giovani, soprattutto ai giovani. Allora, Alessandro, innanzitutto, che periodo è questo per te? È un periodo bello, sto facendo tante cose in televisione, al cinema, ho due progetti come regista per il cinema, uno per la televisione, uno per il cinema, di cui parleremo presto. Vivo come tutti noi un momento drammatico, come vediamo abbiamo guerre, cambiamenti climatici, insomma, abbiamo tanti problemi tutti quanti, e penso che una serie come Un professore possa aiutarci a passare un'ora e mezza invece edificante con i nostri figli, con i nostri genitori, ritrovando rapporti che si sono un po' persi, no? Credo che uno dei problemi principali della società oggi sia proprio quello che i genitori hanno un po' perso il rapporto con i figli, e questa serie invece racconta il contrario, racconta di una possibilità al contrario, e sono molto felice che vada finalmente in onda. Sofia la vedrà questa serie? Mio figlio questa serie immagino di sì, la vedrà, ha molto da fare, quindi non so, poi a 24 anni l'attività serale, come potete immaginare, include anche altro. Mi farebbe piacere la vedesse, gli è piaciuta moltissimo la prima, so che l'ha vista, quindi magari vedrà anche questa seconda. Grazie di cuore e in bocca al lupo per l'ultimo passo. Grazie.